È un duro colpo al cuore della famiglia Santa Paola, perché sono stati colpiti Roberto Vacante, che è sposato con Irene Santa Paola, ed è il soggetto attorno a cui è girata tutta l'attività di indagine, ci ha consentito di individuare tutta una serie di attività imprenditoriali intestate a prestanome, che in realtà erano riconducibili all'organizzazione. Un sequestro milionario che ancora bisogna quantificare. Sì, certamente un sequestro milionario. Sono 8 società che gestiscono attività commerciali delle più disparate. Si va dallo stabilimento balneare ai campi da calcetto, alla ristorazione, a parcheggi ed altro, che ci fa capire quanto la mafia sia interessata all'aspetto imprenditoriale e quanto sia importante per lo Stato aggredire i patrimoni illecitamente acquisiti.